Care amiche e cari amici, benvenute e benvenuti nei campi che circondano la mia umile dimora. E oggi è sabato 5 maggio. E ovviamente, come avevano previsto i meteorologi, e come potete vedere voi stessi, oggi e domani temporale a manetta. Io non so, guardate, fino a stamattina addirittura sul meteo del cellulare Android segnava temporale verso le 10 di mattina su Spino. Non c'era l'ombra, anzi, addirittura fino a poco fa c'era l'iconcina col temporale. Quindi abbiate pazienza, ma io con questa storia del meteo proprio ho una certa conflittualità. Perché secondo me non è che ci azzecchino tanto spesso. A questo punto, se dovete andare a fare qualche gita e volete magari sapere che tempo ci sarà, se è opportuno andare, se fate una cosa, alzatevi la mattina, guardate un po' il cielo e vi rendete conto del tempo che ci sarà. Sul meteo non fare tanto affidamento. Domani sono previsti ancora temporali. Io mi auguro sempre che si sbaglino, ma a volte vorrei quasi che ci azzeccassero, perché dice, vabbè, almeno era vero. Non lo so, comunque. Chiusa la parentesi dei meteorologi, che posso dirvi? Mi trovo ancora qui, nei campi attorno a casa. È un posto mi piace venire a far due passi e a far due chiacchiere con voi in serenità. C'è una leggera brezza come piace a me, l'erba è leggermente mossa dal vento e io riacquisto, come dire, energia, mi ricarico di energia. Un po' come quando vivevo in Sicilia, in quel di Cefalù. Io non sono uno che ama particolarmente andare in spiaggia a fare, diciamo, a stendermi sotto il sole o figurarsi sotto l'ombrellone, che non ho mai, praticamente mai usato, oppure, insomma, stare in acqua. Diciamo come dire, a sciacquarmi o a nuotare, diciamo, in mezzo a una confusione di gente. Preferivo andare in spiaggia, avendo la fortuna di avere una casa, i miei, che era a 50 metri dalla spiaggia, e a me piaceva molto andare in spiaggia, specialmente nel periodo invernale. Nel tardo pomeriggio e a volte anche la sera, quando il mare era in tempesta, e fare lunghe passeggiate non sul lungomare, ma proprio sulla spiaggia. Il mare in tempesta mi trasmetteva, questa era la mia sensazione, una grande energia, l'energia diciamo, dell'universo, del creato, non saprei che dire, comunque era questa la sensazione che provavo. La stessa sensazione che provo adesso stando qui, mentre questa brezza muove i fili d'erba. Un po' diversa, ma su per giù. È questo quello che provo. Cioè, mi ricarico le mie batterie stando a contatto con la natura.
specialmente dopo una settimana lavorativa, insomma, dove con i soliti problemi, le solite beghe quotidiane, avere la possibilità, avere la fortuna di vivere o diciamo in un posto dove fai pochi passi e sei in contatto con la natura, piuttosto che vivere in un palazzone al centro di una grossa città, cioè, quasi come se fosse una specie di alveare, insomma. Io ho avuto questa fortuna. Certo, c'è chi piace anche vivere in città e stare nel palazzone, in centro, vabbè, questo ci sta. Ancora peggio in periferia. Comunque, detto questo, consentitemi un pensiero, diciamo, per il mio amico youtuber, il cattivo maestro. Anche stamattina ho visto che lui mi abbasso perché c'è il vento e quindi magari stando più bassi si avverte meno il fruscio, perché non so al soldo poi diciamo quale sarà la qualità dell'audio. Cerco di parlare un po' più a voce alta per meglio farmi sentire in caso di fruscio ventoso. Dicevo, ancora una volta il mio amico, il cattivo maestro, ha pubblicato un video in cui lui continua una sorta di battaglia nei confronti di un non meglio identificato ciccione calabrese, come lo chiama lui. Io non so chi sia, né ho voglia di andare a vedere il canale di questo personaggio. Lui invece continua a guardarlo e a, diciamo, a condurre una specie di battaglia contro questo youtuber, perché ha un canale con addirittura 100.000 iscritti, in cui lui mostra, non so se credo, da quel che ho capito, se stesso che si abbuffa a mangiare, oppure lui che compra decine di gratta e vince, le gratta e li gratta in diretta, cioè in diretta durante il video, insomma, io non so. E che praticamente ha una grossa audience. Il mio amico non se ne fa una ragione, ma io quello che vorrei suggerire al mio amico, il cattivo maestro, è di non avercela tanto con il ciccione calabrese. Lui fa il suo, ha capito che la massa, diciamo, delle persone gradisce questo tipo di video. È chiaro che le masse non ascolteranno mai, non guarderanno mai i suoi video o i miei, in cui magari si parla delle nostre esperienze, di vita vissuta, non so, di sentimenti, di emozioni, ma non gliene frega assolutamente niente alle masse. Alle masse vogliono, più che altro si dirigono verso i canali in cui si parla, non so, di malattie, di disgrazie, di incidenti, perché la morbosità umana non ha limiti, oppure canali come questo del Ciccione Calabrese, come dice lui, perché io non lo conosco, non so chi sia, non l'ho mai visto, e in cui si parla di stupidaggine, insomma, di cose, insomma. Vorrei, diciamo, in qualche maniera, far capire al Kama che è la stessa sensazione che provo io quando, appassionato di cinema, vedo che le masse vanno a vedere i film, non so, i cinepanettoni, i film di Checco Zalone, insomma, ma io non ce l'ho con chi fa con Checco Zalone o con chi produce il cinepanettone. In realtà non ce l'ho con nessuno, ma loro, Zalone piuttosto che a suo tempo Boldi, De Sica, i fratelli Vanzina, eccetera, fanno il loro mestiere e chiaramente
producono, cioè mettono, diciamo, in distribuzione un prodotto per avere dei riscontri economici. E se la gente gli chiede questo, e loro questo producono. Zalone non è uno scemo, è una persona intelligente, produce i film, cioè fa i film che sa che la gente andrà a vedere. Perché è così, io ho degli amici che conosco, con cui mi trovo benissimo, ma che però in fatto di gusti cinematografici, per esempio, cioè addirittura acquistano pure il DVD di Checco Zalone, quindi abbiate pazienza, cioè, di che cosa stiamo parlando? La colpa non è di Zalone o del Ciccione Calabrese. Se di colpa vogliamo parlare, se cama, se proprio te la devi prendere con qualcuno, se proprio te la devi prendere, ma io ritengo che non sia il caso di prendersela con nessuno, prenditela con quelli che guardano i video. Il calabrese fa i video in questa maniera perché così guadagna dei soldi, perché superato i 1000 iscritti, come tutti sappiamo, si cominciano a guadagnare dei soldi su YouTube, e questo qui che ne ha 100.000 guadagnerà soldi a palate, chiaramente, producendo i video che l'hanno portato a questo tipo di ascolto. Bisogna farsene una ragione. Noi, cioè io in particolare e credo anche il Kama, non facciamo i video per questo motivo, quindi perché dovremmo avercela col Ciccione Calabrese? A me non me ne importa niente, cioè io faccio i video per un'altra ragione, che è quella, come ho sempre detto, di condividere le mie esperienze personali con le persone che mi stanno a cuore e che mi ascoltano, perché non sono rivolti chiaramente questi video alla massa, diciamo che naviga su YouTube. È chiaro che la massa non verrà mai a guardare i miei video. Sono piuttosto rivolte alle persone che mi conoscono, che magari mi seguono, sono interessati a seguire, diciamo, le mie esternazioni e che gli fa piacere farlo. Per il resto, caro Kama, fattene una ragione. I nostri video non avranno mai l'audience del Ciccione Calabrese, piuttosto che, non lo so, dei guru che predicano soluzioni, che hanno soluzioni per tutti i problemi della vita e quant'altro. Non succederà mai questo. Quindi vai avanti per la tua strada così come faccio io. Non fissarti con questa storia, queste battaglie contro il Ciccione Calabrese, piuttosto che contro il guru di turno e quant'altro. Ecco, a questo punto come sempre, vorrei continuare a parlare con voi, ma è chiaro che non, se il mio discorso è troppo lungo, non mi ascoltereste neanche, ad un certo punto andreste via perché siete stanchi. E quindi, con il mio solito rammarico, vi lascio, non prima di avervi ricordato, come sempre faccio, parentesi, perché anche se io non faccio i video per guadagnarci, però comunque sapere che c'è qualcuno che mi ascolta mi fa piacere, non posso negare questa cosa. Quindi, chiusa parentesi, ricordandovi, dicevo, di iscrivervi se non lo siete già al canale, di attivare le notifiche cliccando sulla campanellina, di supportarmi con i vostri like e di condividere i link dei miei video con i vostri contatti. Ricordandovi tutto ciò, vi abbraccio tutti, tutte e tutti, e vi auguro un buon sabato pomeriggio, un buon sabato sera, e conto di rivedervi domani sul mio prossimo video, sperando in un tempo clemente piuttosto che temporalesco, come prevedono ancora i meteorologi. Un bacione a tutte voi, un abbraccio a tutti voi, e ci vediamo sul prossimo video.